recensione, oggi sono qui per parlarvi di un manga edito da Planet Manga che è un'altra trasposizione di una light novel. Abbiamo parlato di recente di alcune appunto trasposizioni a fumetti di light novel piuttosto popolari in Giappone che appunto ricevono degli adattamenti anime e anche degli adattamenti manga. In questo caso sto per parlarvi del volumetto numero 1 di I viaggi della strega, The Journey of Elaina. Questa appunto è la trasposizione manga di una light novel originariamente scritta da Joji Shiraishi. Questa è la trasposizione manga di Itsuki Nanao e il design originale dei personaggi invece di Azure, che ha appunto curato le illustrazioni della light novel originale. Questo è uno di quei fumetti che mi avevano colpito per appunto il design dei personaggi e per i disegni. In particolare vi faccio vedere quanto è carina l'illustrazione a colori che ha per questo volumetto. Questa tra l'altro è una brossura con sovracopertina e nella brossura c'è un piccolo racconto di viaggio, perché infatti di racconti di viaggi si tratta. La protagonista Elaina è una strega. Nel mondo in cui vive questa ragazza, essere streghe vuol dire essere alla cima della piramide sociale. Ci sono nel mondo dei maghi e che sono delle persone che hanno la possibilità di usare la magia. A seguito di un corso e di un esame si può diventare strega e quindi persone che hanno il completo controllo dello strumento magico. Elena fin da piccola vuole diventarlo. Lavora fino a quando è giovanissima per poter diventare una strega e infatti quando comincia ad avere intorno ai 13-14 anni sembra destinata a diventare immediatamente una strega ed è ciò che accade perché se sempre impegnata tantissimo al fine di poter arrivare a questo obiettivo. Quello che fa all'interno di questa storia è partire per un viaggio, ora che una strega vuole esplorare il mondo. E i capitoli raccolti in questo primo volume sono appunto le sue prime esperienze di viaggio. Passa da una città all'altra nella quale incontra delle persone con cui appunto vive delle avventure. In questo volume appunto sono delle piccole avventure autoconclusive, sono 4 capitoli. Perché appunto sono ciò che accade alla protagonista nel momento in cui si reca in un luogo nuovo.